che presente chi affrontavamo. Affrontavamo l'Inter, una grande squadra che in questo precampionato, in questo inizio campionato, ha fatto grandissime cose. Solo la scorsa partita aveva fatto 7 gol al Sassuolo, che non è una squadra di poco conto, ma quindi dovevamo fare necessariamente una grande gara. La squadra l'ha fatto, purtroppo in alcune circostanze magari abbiamo sbagliato l'ultima rifinitura o la conclusione finale, ma nello studio della gara abbiamo sviluppato quello che avevamo preparato, siamo stati sempre intensi, aggressivi, compatti, pronti ad attaccare gli spazi, le profondità e essere pericolosi senza dare nel primo tempo punti di riferimento, troppi punti di riferimento che avrebbe fatto sì di facilitare l'Inter nei suoi tre centrali. Invece siamo arrivati sempre da dietro con gli interni, con gli esterni, con la sorpresa della punta che si defilava per l'inserimento di Vasquez. Ci sono venute delle buone situazioni anche sia nel primo che nel secondo tempo. Peccato perché abbiamo fatto di tutto anche nella seconda parte, forzando ulteriormente la situazione con Belotti, visto che ci avevo anche preparato la partita proprio nell'ingresso della sua freschezza. Magari ci è andata un attimino non benissimo, perché se avessimo fatto però prima noi gol nel secondo tempo, sicuramente poi anche qualche episodio dell'Inter sarebbe venuto meno appariscente. No, in quel momento mi dispiace, mi chiedo scusa al signor Valeri, ma in quel momento veramente avevo pensato e credevo che questo fallo non fosse così evidente. Non dimentichiamo che noi a Verona, nella stessa situazione con Pisano, che è stato spinto, ci abbiamo subito il secondo gol e non c'è stato poi segnato o segnalato quel fallo pochi giorni fa, e quindi non mi sembrava così una spinta così evidente. È stato furbo e scaltro Nagatomo in quel contesto ad accentuarlo magari. Peccato.